volevo iniziare proprio in discussione oggi su questo aspetto del mio lavoro, perché è un aspetto molto pragmatico e molto di quello che faccio ha a che fare con risolvere problemi pratici di questo tipo, ma allo stesso tempo ha anche iniziato un modo abbastanza nuovo di lavorare per me. Comunque, ritornando a questo tema iniziale, a questi temi iniziali per orgoglio e pregiudizio, quello che pensai fu che anche qualcuno che non ha mai suonato il pianoforte può forse imparare un pezzo tipo un pezzo con due dita sole, no? Che si può suonare con due dita sole. C'è un pezzo che si chiama Chopstick, che lo conoscete tutti, che si suona con due dita. Con orgoglio e pregiudizio ho cercato di fare qualcosa.